Ma salve a tutti, buongiornissimo, ben arrivati! Come la va? Buongiorno Bo, buongiorno Shata, Cesare, Riccardo, come state ragazzi? Ciao Iana! L'avevo fatto partire per vedere le impostazioni. Fatemi sapere se il volume del gioco è un pochino troppo basso. Oggi proviamo un pochino di cose. In verità solo due, però tu sei alto. Ciao Yoshi, buongiorno. Che effettivamente il gioco di per sé non è che ha tantissime impostazioni, quindi... No! Ho sbagliato tasto. Ho lanciato qualcosa. Ah. E ti pareva, avevo solo un coltello. No, non la posso rimettere. Oh, c'è la parata direzionale, ragazzi. Alto, basso. Ok. Oh. Cosa? Ma restate qua voi? Non... Ehi? Ehi? Oh, ok. Va bene. No, era così. Ma non l'ho più il pugnale. No. L'ho lanciato e non lo posso lanciare il pugnale, l'ho usato prima. L'ho usato prima, gioco. Gioco, l'ho usato prima il pugnale, non lo posso lanciare, non ce l'ho più. L'ho lanciato per sbaglio. No. Beh, resterà... No, non posso... lo vedo che mi segnala qualcosa qua, però non me lo fa raccogliere. No, non me lo fa raccogliere, ragazzi. Ah, ok. Ah, ok. C'era un tasto. Ok, chiaro. Era una combinazione di tasti. Beh. Ah. Ah. No, ok. Quella. Ah. 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 Ok. Easy. Ah, c'è anche... Ok. Carino. Ma...
Ah, cavolo. Vabbè. Ah, dovevo colpire. Perfetto. Ma no, no. Stai calma. No, non possiamo prenderci una pausa? No, eh. Ciao, Sinnar, buongiornissimo. Oh, ok. Ma no, non possiamo prenderci una pausa, signorina, da questo combattimento brutale. No! Ridammi il pugnale! Ciao, Jix! Oh, sono contento che vi sia piaciuta la live di ieri, ragazzi. Sono molto contento. Ah, lei continua a picchiare. Ha tante cose, quindi più che complicato è interessante. E mi piacciono molto le cose così interessanti. Oh. Ops. Ok. Questa è la demo, sì. Il gioco ci vorrà ancora un pochino per l'uscita, ragazzi, purtroppo. Bottiglia, torcia, trinket più supply. Sticks, bones, lockover, worm key. No trinket, leather. Herbs, healing tonic. No tonic, make more at the rest fire. Che stava di là, però io sono andato avanti, quindi. Rip. Posso. Sotto forse c'è qualcosa? Direi di sì. Però qua vedo degli oggetti. Cos'è? Ossa. Ciao Gian, ciao zio Notto, buongiornissimo, ben arrivati. Come la va, ragazzi? Come state? Ci sono delle creature là sopra. Che fanno versi strani. Che strano. Sono delle creature strane. Sembravano tipo dei. No, non lo so. Dei versi sembravano. Wow! Au! Ah. Oh. Ciao Sinnar, a più tardi. Facci sapere com'è andata, mi raccomando.
Ah, cavolo. Chi era quello? No, non era simile all'altro. No! Cavolo! Ma non posso. Non ho una benda perché sto continuando a sanguinare co come un maiale sgozzato. Ho due. Wow. No. Ma dai, sono morto per il sanguinamento. Dinoson, grazie mille del follow, gentilissimo. Ma sono morto per il sanguinamento. Ma non è giusto. Cavolo. Cioè, me la stavo anche cagando bene contro quei. Ha attaccato basso. Niente, qua ogni volta che ti colpiscono, ragazzi, è la fine. Cioè, si muore con praticamente due colpi, ma un colpo basta rovinarti. Ah, cavolo. Cioè, un colpo basta a rovinarti. Io devo riuscire a creare delle cure, ragazzi. Assolutamente. Allora, le erbe curano il sanguinamento, apparentemente. Molto, Dinusson. Veramente figo questo gioco. Io non vedo l'ora che esca il gioco completo. Ah, cavolo! No! No! Dai, mi ha preso le spalle. Ok. Ah. Credo di sì. Anche perché all'inizio ti dice, guarda. No, allora all'inizio ti dice è consigliabile giocarlo con un controller. Tipo Salt and Sanctuary, no. Più un mezzo survival. Questa è la demo, ragazzi, quindi io no, non mi aspetterei. Mi aspetterei un gioco un pochino diverso. Molto probabilmente nella demo c'è solo un assaggio di quello che sarà. Wow! Che persone intelligenti di prima mattina, ragazzi. Grazie Cesare con il tuo ban al volo. Ma qui c'era il mio coltello, vero? Torcia. Ah, ok. Proviamo a vedere di qua. Cos'è questo? Ma che cavolo? Dai.
No! Bisciottato, ragazzi. È veramente. Sono più che altro da imparare le mosse dei mostri. No, pensavo di averlo parato. Allora, praticamente la parata non si può mantenere. Cioè, ogni volta che pari il colpo devi rimettere la parata. No, prima mi hanno attaccato in due. E ce l'ho fatta, Yoshi. Però sì, devi stare molto attento. No, ho sbagliato. Ma che. Mi sa che di là non po no, no, non posso entrare, ragazzi. No! Mi ha ucciso con un colpo, ma sono fortissimi! Ma sono di una forza! Ciao Pablo, buongiornissimo. Ah, cavolo. No, alla fine è solo questione di abitudine, Yana. Bisogna essere molto pazienti e gestirsela bene. Ah! No! No, ho sanguinato nel momento peggiore, ragazzi! Ho sanguinato nel momento peggiore! Mentre lui stava per attaccare! Cioè! Non lo vedo. Cavolo. No! Era basso! Dove lo è scavato? Guarda, ho una lista di giochi, Pablo, che devono uscire infinita. No, ok. No, ma. Perché bisogna, più che altro, ragazzi, la questione è mantenere la calma. Cioè, non bisogna assolutamente andare nel panico. Ecco, appunto. Dicevo, ragazzi, la questione. No, faccio la voce un po' più da. La questione, ragazzi, è mantenere la calma. Non bisogna assolutamente andare nel panico. E se manteniamo la calma. No.
sbagliato. No! Ah, ho capito. Ciao Luca, buongiorno. Mi sa che ho capito. Mi sa che ho capito, ragazzi. Credo di aver capito dov'è il mio errore. Come state, ragazzi? Quindi adesso basso. Alto. Alto. Basso. No. Cavolo. Ho visto però che si possono craftare tantissimi oggetti, ragazzi, quindi penso che ci saranno più avanti delle cose che ci aiuteranno un pochettino con il combattimento. Ciao Bullock, buongiornissimo, ben arrivato. No, che cos'era quello? Quell'attacco era nuovo. Oh. Che cavolo. Ah, te l'ho fatta. Te l'ho fatta. Finalmente. Oh, grazie. Gentilissimo, Bullock. Allora, posso... Allora, curare le mie ferite. Ok. Credo di sì, Dino, perché praticamente stava vicino a un falò. Poi posso fare un tonico di cura e posso migliorare l'armatura. Assomiglia un po' ad Ori, ma no. Allora, qua si ritorna indietro. No. Però mi ha tolto, quando mi sono riposato mi ha tolto la torcia, ragazzi. E ho un'altra torcia. Io, ragazzi, continuo a dire che l'unico Dark Soul in 2D è Salt and Sanctuary. Tutti gli altri sono dei Metroidvania. Anche Dark Soul è un Metroidvania in 3D. Però diciamo che l'unico che effettivamente ha delle meccaniche comparabili a Dark Soul è Salt and Sanctuary. Per la crescita del personaggio, l'upgrade delle armi e via dicendo. Un combattimento con le schivate, le parate e cose del genere non necessariamente lo rende un Souls-like. Quindi, diciamo, è un Metroidvania molto brutale. Non c'è neanche l'HUD, come potete vedere. Il che ricorda un po' un roguelike che si chiama Below, che è veramente, veramente carino. Anche quello non ha nessun tipo di HUD,
se il personaggio viene ferito, sanguina e ti accorgi di essere ferito dal fatto che lascia le chiazze di sangue dietro di sé. Ciao Queen Hopman, ciao Air. Ciao Marco, buongiornissimo, ben arrivati ragazzi. Quindi diciamo semplicemente che è un Metroidvania molto molto difficile. Per il fatto del Souls-like, non ho visto progressi alla Dark Soul. Se non i falò, ma non vengono, cioè questi qua dove puoi fabbricare le cose, ma non vengono utilizzati come checkpoint, quindi il gioco che andremo a fare dopo di questo, che è un altro dei giochi che ho sulla mia lista infinita, effettivamente è un pochino più simile a un Souls-like, però lo vediamo dopo di questo. Cosa da? Questo devo dire, ragazzi, che mi sta piacendo veramente tanto e vorrei giocare la versione completa. Spero esca a breve. Esce quest'anno di sicuro, però l'anno è ancora lungo. Oh! Di qua è chiuso, ragazzi. Non so se si possono cambiare poi più avanti le armi, tipo usare due armi, come faceva la moglie. Ok, è arrivato il momento del boss. Ho capito. Oh! No, mi ha one shottato! Stupido albero in prospettiva che. Che cavolo! No! Notare comunque che l'armatura che abbiamo fabbricato ci fa assorbire molti più colpi. Cavolo. Ho perso l'arma! No! È che questo cavolo di albero l'hanno messo proprio. L'hanno messo proprio là davanti e non si vede un tubo, ragazzi. Ah! Vero, vero. La grafica ricorda molto Another World. Hai ragione, Cesare. Questo cavolo di albero l'hanno messo. Ah. Vabbè. E che. Dannazione! No, perché non si è stordito?
Vabbè, cioè ho un tempo di recupero dalla rotolata altissimo. Ah, ok, era così la finta. Ho un tempo di recupero, ragazzi, dalla rotolata veramente alto. No, non lo posso attaccare. Cioè, lui fa a tempo a lanciarmi il giavellotto e a colpirmi, ma io non faccio a tempo a rotolare e colpirlo. Vabbè. Non si sono neanche alzati. Ma secondo voi col giavellotto lo one shotta quello che mi arriva alle spalle? Perché se gli do un colpo, poi col giavellotto lo... No, niente. No. Ah, cavolo. Da. E ho fatto la finta, però poi ho colpito basso. Perché praticamente loro restano. Allora, c'è un'animazione che all'inizio non avevo ben capito, che è quella della parata del mostro. Ah. Ho visto che se gli lancio il coltello mentre lui sta lanciando il giavellotto, lo stordisco. È bastardo quell'albero, Pablo. È bastardo. Niente. Da cavolo, dai, si è girato la mia arma. Oh! Oh! Posso prendere... Ragazzi, potevo raccogliere il giavellotto. Potevo raccogliere il giavellotto. Chissà come si usa il giavellotto. Si tirerà sempre con il tasto per tirarlo. Comunque, cavolo che bastardo. Cioè, questi alberi da davanti che ti coprono la visuale. Ah, ah, ok, c'è anche il, tra virgolette, doppio salto, ragazzi. No, vabbè, ma... Cioè... Lo lascio in vita, no? Non sembra... Cioè, c'è uno senza testa? No! Ah. No, volevo giocare ancora!
dai! Veramente carino, ragazzi. Cavolo. È solo una demo, Malagan. Veramente, veramente figo, ragazzi. Cavolo, sei figo. Cavolo, sei figo. Non vedo l'ora che esca. Veramente, veramente figo. Allora, datemi un minuto che preparo l'altro. Torno subitissimo. Ti odio. Dai, no, ce l'abbiamo ancora un po' di punti ferita, Cesare, dai. Ci siamo. È aperto. Mi ha mangiato una cesta!